E benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Eurotruck Simulator 2 del venerdì. Quest'oggi andremo ad effettuare le nostre consegne, partiremo dalla città di Parigi ed arriveremo a Madrid in Spagna. Hi everyone, welcome to our Rendezvous week with Eurotruck Simulator 2 on Wednesday. Good Friday. Today we will do our job from Paris to Madrid. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du vendredi. Avec Eurotruck Simulator 2. Aujourd'hui, nous allons faire notre consigne. Nous partirons de la ville de Paris et la ville de destination, c'est Madrid. Et maintenant, on y va. Prendiamo questo qui. Ci aspetterà una lunghissima passeggiata. Perfetto, adesso che abbiamo agganciato il nostro carico, non ci resta altro da fare che andare a consegnare. Adesso qui comincia il bello. Aia. Ecco, ho scoperto chi è che stava danneggiando il rimorchio. Now I understand who was damaging my trailer. Quella, ciao. Ciao, not Dan Dan. Hello, welcome to the stream. Benvenuto allo stream.
Hello, hello everyone. I am live on Twitch, Dap Logistica One. Over, over. Yeah, baby. In questo momento io sono su Trackers MP. Anche se comunque per il momento non ho ancora. Come dire. Molti mi hanno chiesto di giocare in multiplayer, però al momento ecco, sto ancora valutando un pochettino e poi ovviamente organizzarmi eventualmente per partecipare con altre persone, insomma, oltre a quelli lì con cui durante tutto l'arco dell'anno, ecco, gli amici della Tank Transport SRL e gli amici dell'angolo dei simulatori di Facebook. Se ti va, insomma, passa in questi, in uno di questi due gruppi, così magari se sei, anche se sei appassionato di simulazione in generale, puoi chiedere consigli o eventualmente condividere le tue esperienze. E noi intanto ci dirigiamo verso Madrid. Alla Madrid, alla Madrid. Oppla. Stavo quasi per schiantarmi sul guardrail. That's all. Questo è tutto il carico che ho, 100.000 euro di guadagno with this helicopter that I have that I am transporting. I will earn 100,000 euros. Avec ce charge-là, quand je vais consigner cet hélicoptère, je dois gagner à peu près 5000 euros. Allez, allez. Benvenuti a tutti e grazie per il vostro sostegno, per i follow, per i vostri messaggi, sia quando sono online che sono offline. E un ringraziamento particolare va a tutti coloro che sostengono il canale con i bit e con le sub. E a tal proposito vorrei
informare, insomma, che è possibile supportare il canale o un canale in generale facendo una sub, collegando il proprio account di Amazon Prime. Il costo è praticamente zero a gratis, e voi in pratica con questo piccolo abbonamento, che non è nulla di particolare, aiuterete a crescere un canale piccolo e sconosciuto come il mio. So I want to say thank you so much everyone for the follow, for the messages. Type it while I am online, as well when I am offline. I want to say thank you, thank you, thank you so much who is supporting this channel, and letting it growing up using bits and the sub, and with this last one, with sub, you can support this channel, this small channel, using Amazon Prime. Fergus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, presidentissimo. Buon pomeriggio e ben ritrovato. E noi qua stiamo viaggiando, come sempre. So I was saying that you can use your Amazon Prime account for supporting this channel for free. That will cost zero. Quanti ne eravate ieri a proposito? Sicuramente più di 20. Ma faccia la miseria, ottimo risultato. Grandioso risultato, direi. Cerca l'occasione per ringraziare tutti ceux qui s'inscrivono au canal, tutti ceux qui lasciano un messaggio dalla chat, quando je suis online e quando je suis offline. E je veux surtout remercier ceux qui supportent le canal parmi les subs e parmi les bits. Si vous voulez aider ce canal, vous pouvez utiliser votre compte Amazon Prime pour faire une sub gratuitement. Il n'y a pas de coût. Ottimo. Grazie, grazie. Grazie, grazie. E ogni tanto qua. 25 è ottimo. È un ottimo risultato. A sub invece hai già sbloccato il livello successivo. Io qui fortunatamente, in maniera molto fortunata, ho
Ho ricevuto la mia prima sub e quindi è una Prime e mi fa piacere. È la stessa cosa che faccio pure io per sostenere i canali amici. Anche perché diciamo che disponibilità economiche non ce ne sono. Almeno col Prime, diciamo, gratuitamente posso supportare piccoli canali come i miei e oramai grandi canali, medio-grandi come quello tuo. Converrebbe sempre alternarlo ad altri giochi, ovviamente. Perché altrimenti poi si perde pure un po' il gusto di aspettare un giorno particolare. Però io, come sempre, ti consiglio di creare almeno un programma degli orari, ecco, in cui tu più o meno effettui lo stream. Poi il contenuto magari puoi sempre deciderlo al momento, insomma, e quindi sei più libero. Però orientativamente degli orari, ecco, secondo me risulterebbe molto più utile per i follow del canale, i follower del canale tuo e poi anche gli eventualmente incuriosito dal tuo modo di fare stream, va a guardare la tua programmazione, quindi poi dopo si collega e viene a vederti. Comunque, 25 spettatori è un grandioso risultato. Io fortunatamente ho fatto qualche visualizzazione in più in live. E mi accontento di quel poco che quello che insomma quando le persone hanno il piacere di passare nel canale e tenermi compagnia mi fa enormemente piacere. Caspiterina 571, ottimo. Stai facendo un lavoro grandioso, dai. Alla grandissima. E qua ci vuole anche un applauso per te, eh. Ecco qua. È arrivato. Non so se ti ho detto, ma offline sto giocando a una mappa piccola su Farming che si chiama Champ de France, una cosa del genere. Cioè dei campi che non sono grandissimi, sono medio grandi. E su quella piccola mappa mi sto divertendo tantissimo. Ho preso il solito trattore mod della Fiat che costa mi pare intorno ai 40.000 euro e con quello lì mo ci inizio a fare un po' la campagna, diciamo così, nell'attesa poi di iniziare a recuperare un po' di soldini e però è veramente bellina la mappa. E salutiamo l'amico Fernbus e mi raccomando, passate a trovarlo nel suo canale Fernbus08, mi raccomando. E come sempre, sosteniamoli. E se vi piace Farming, ecco, vi consiglio il canale di Fernbus08,
il canale di 9 gire 0, la zappa storta e poi Jason Farm. So if you are impassionate by Farming Simulator, I will suggest you following a few channels. Fernbus 08, Nine Gire Zero, La Zappa Storta and Jason Farmer. You will find those channels in my channel information. Si vous êtes un passionné par Farming Simulator, je vous conseille quelques canaux amis qui sont Fernbus 08, 9 Gire 0, 9 Gire 0, La Zappa Storta et Jason Farm. Mamma mia, bel risultato. Bisognerebbe festeggiare con un po' di bitterini qua. Ah, Farming, ottimo. Hai già adocchiato qualche mappa particolare? Io ne ho vista, ti ho detto, una piccolina che è simpatica, è molto, è in collina, però come si dice in napoletano, per spassarmi un poco, la porto così in offline. Quindi se riesci a trovare la mappa Champagne Campagne de France, è quella che la risaia è abbastanza impegnativa. Però il fatto la cultura del riso, queste cose qua, diciamo una mappa multifluid. Ah, quelle quanti, che mi pare 500 mega o qualcosa in più. E quelli problema su console sono gli slot liberi, che se li occupi la maggior parte so che rallenta, insomma, e rallenta parecchio. Lo so perché una volta anche io ho occupato quasi tutti gli slot su PC, diciamo le caselle per mettere le mod. No, diciamo che laggava un bel po'. Eh sì, ma infatti io per esempio le mod che utilizzo sono poche, sono più o meno sempre le stesse, tipo il macchinario per produrre biodiesel, poi ci sta la mod del Fiat e altre piccole mod, un camion, delle tribe, queste cose qua. Poi le restanti non le installo nemmeno. Infatti ci ho proprio creato delle cartelle sull'hard disk a disposizione, no problem. Approfitto e mi faccio un sorsetto d'acqua. Alla salute, cin cin. Bordeaux, stiamo scendendo da Parigi e stiamo andando a Madrid. O Madrid, questo è un grande dilemma. Circa 1500 chilometri e vediamo un po'. Per il momento sto ancora andando avanti con
quanti litri di gasolio? 536 litri di gasolio a disposizione. Vabbè, vediamo un po' se riusciamo a ridurre anche i consumi. So I want to remember, if you are watching in this moment this live or this video, I am going to Madrid, and I started my journey from Paris, and I am transporting an helicopter. So at the end of this trip, I will earn 100,000 euros. Si vous êtes en train de regarder ces vidéos ou ce live, cette live, dans ce moment-là, je suis en train de transporter un hélicoptère. Je suis parti dans la ville de Paris. Je suis direct à Madrid. Et je dois gagner 5000 euros à la fin du voyage. E se stai guardando video da sto momento, io sono partito da Parigi e sto andando a Madrid, a Spagna. Sto trasportando un elicottero e se tutte cose va buono, ma avessi a buscare 100.000 euro. Piccolo messaggio per i conterranei. Campani. Ok, perfetto. Allora, visto che è così, approfitterei per fare una bella foto. Già da questa prospettiva è interessante. I will shoot a picture before going on. Però quasi quasi questo lo voglio lasciare. Je vais faire des photos e puis on va continuer notre voyage. Saturazione un pelino. Ok. Facciamo così e andiamo. Mi ha fatto ridere tantissimo ieri, come al solito. Sei veramente uno streamer in gamba. Mi raccomando, passate nel canale dell'amico Fernbus e lasciate un bel follow. Ecco qua. E noi continuiamo.
C'è qualcuno in chat? Eccolo lì. Riprendiamo la guida in prima persona, altrimenti rischiamo di danneggiare il carico. We must stay in first person playing because I will damage the helicopter if I'll watch. In third person. Il foto giove. Magari. Se regardi en première personne et pas en troisième personne, parce que la visuelle troisième personne, on va pas, si on va toucher des murs ou autre chose. Conosce Giorgio? Che Giorgio? Giorgio San Giorgio. Oh, Tolosa, ottimo. Toulouse. Toulouse Montpellier, ma ne dobbiamo andare diritti. Dobbiamo andare in direzione Bordeaux, se non ricordo male. Our direction should be Bordeaux and not Toulouse at the moment. Notre direction pour aller à Madrid doit être direction Bordeaux et pas Toulouse. Bayonne, Bilbao. Bilbao. Bilbao, Bilbao. Bilbao, Bilbao. Era una notte buia e tempestosa.
testosa. E si sentivano i passi sulle scale. Ah, ma questo è un cavallo, disse il maggiordomo. Scusa, ma tu suona? Disse Gigino, il giardiniere. E la storia continua. Mi raccomando, quando guidate, non usate il cellulare, il telefono cellulare, lasciatelo a qualcuno se siete in compagnia, a qualcuno che non è impegnato alla guida. So remember that while you're driving, please do not use your mobile phone, because this is very dangerous. So if there is another person not driving, you can give your mobile him. Quand vous êtes au volant, il est très important n'utilisez pas votre téléphone mobile. Ça sera dangereux pour vous et ceux qui sont avec vous, ceux qui voyagent avec vous.
Piro, 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 piro. Bilbao, San Sebastian. Toulouse, Bayonne. Toulouse, Colomiers, Blagnac. Radio Toulouse 92.2. Radio Toulouse. Ce sont des souvenirs d'enfance. Super souvenir. Ok, direi che sto specchietto virtuale possiamo anche toglierlo adesso. In Spagna. Na 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 na. E viva l'Espagna. E viva l'Espagna. E viva l'Espagna. Na 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 na. E viva l'Espagna. Mamma mia, ragazzi. Credevo di andare a strisciare sul muro, invece sono stato molto fortunato. Siamo entrati in Spagna. Nous sommes arrivés en Espagne. We are arrived in Spain. Purple rain, purple rain. Dobbiamo uscire. Ah, io qui questa strada tra l'altro non l'ho mai esplorata. È vero, perché la Iberia l'ho fatta con il Turbo Star. I didn't scouted those roads, so I done that this on the series of Turbo Star. You got Turbo Star. Because my first journey started from Portugal, from Lisbon, and I've done the Euro Tour. Je n'avais pas encore exploré ces routes-là parce que quand je suis parti, j'ai commencé la série de l'Iveco Turbo Star. Je suis parti de la ville de Lisbonne et donc j'ai exploré assez de routes en Espagne et aussi en Portugal.
Wagyu, quando ha già cominciato a serie con TurboStar, l'Iveco TurboStar e RAF Garage ha già cominciato a Lisbona, che si trovano in Portogallo, e poi mano a mano ha già girato tutti i capitali europei. Ebbene sì, stiamo esplorando i tutti i castelli della Spagna. L'Eurotour del TurboStar di RAF Garage, partito appunto dalla città di Lisbona, e poi man mano abbiamo girato un po' di quasi tutte le capitali europee. E martedì prossimo faremo l'ultima tratta. Partiremo da Roma, passeremo per Napoli, scenderemo giù in Calabria, ci imbarcheremo in Sicilia e poi dalla Sicilia raggiungeremo Lisbona, il Portogallo appunto. So, in this moment, on the series dedicated to the Iveco TurboStar, we are in Rome. Next Monday, we will end this series of the scouting and visiting every European capital. So we will start from Rome. We will pass to Napoli. We will go down in Calabria. We will go to Sicily and take the boat, the ferry boat, and reaching the Portugal, and finally ending this amazing series, reaching Lisbon City. A propos della serie dedicata au TurboStar de RAF Garage, mardi, nous allons partir de Rome et ce sera notre dernier rendez-vous pour le moment avec le TurboStar de RAF Garage et le tour des capitales européennes. Nous partirons de Rome. Nous partirons à Rome, nous passerons pour Napoli, nous descendrons dans la Calabria, puis on va s'embarquer, on va en Sicile, et enfin on va rejoindre le Portugal parmi le bateau. Et on va retourner à Lisbonne. A proposito, rogirare capitale europea, futuro star in RAF Garage, Montmartre e l'ultima tratta. Partiamo a Roma, passiamo per Napoli, poi ce ne scendiamo a Calabria, andiamo in Sicilia, a Sicilia poi ci imbarchiamo e andiamo a Lisbona. O Portogallo. E poi per un momento riusciamo a fare
informammo un poco la serie che sta qua, fornisce la serie Turbo Star che sta qua, che ci giriamo tutti i capitali europei. Rilassatevi con i soft gaming di Double Logistica. Come dicono gli amici anglofoni, Double Logistical, perché in realtà dopo la c'è un numero che sarebbe quello, il primo numero. Non sono io il numero uno, sia ben chiaro. Per voi che state guardando questo video in replica durante la notte, o in replica in generale, io vi ringrazio di essere qui, esservi fermati qui su questo piccolo, anzi minuscolo canale. Grazie soprattutto per aver scelto di seguire questo canale. Grazie mille per i vostri messaggi, ma soprattutto grazie per il sostegno che date a questo canale con i bits, con i cheers e con le sub. Grazie mille. If you are watching this video in replay, I want to say thank you so much for watching this video and my other content. I want to say thank you so much if you are following this channel, this small, very, very small channel. Thank you so much for your comments, for your messages, and thank you so much for supporting this channel with the cheers, the bits, and the sub. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, je vous remercie. Je veux remercier tous ceux qui suivent le canal. Merci à vous que laissez un message pendant le
ceux qui soutiennent le canal parmi les cheers, les bits et avec les subs du merci, merci, merci. Salire il prossimo, prendere la prossima uscita o il prossimo ingresso in autostrada Madrid. Ah, che bello caffè, sono una plus anno fa, la ricetta che ci giri nella compagnia di cena c'era da mamma. Ah, che bello caffè, vorrei darci una sanna fa. La ricetta che ci gira nella compagnia di cielo precisa mamma. Fabrizio De Andri, Don Raffaele, il grande Faber. Allora qui dovrei mettermi a sinistra, mettermi qua. Ok, perfetto. Non so perché, ma il navigatore ultimamente, beh, non parla più. Forse sarà ancora in ferie.
possiamo girare qua a destra. Possiamo spegnerli lampeggianti. Sì, dai. Poi a destra. Ah no. A sinistra. Poi a destra. Alla rotonda. Prendere la terza uscita. Uscita. Poi alla fine della strada girate a destra e mi ricordo quando sono passato per questa strada quando ho iniziato la mappa Imperia con il Turbo Star. I am remembering when I was starting and scouting the Imperium map. The first time was I done this with my beloved Turbo Star. Facciamo parcheggio sì. Allora, io direi di scattare una bella foto. Anche che questo appuntamento con Euro Truck Simulator del venerdì è giunto al termine. Vi ricordo che l'appuntamento è per venerdì prossimo. In descrizione nel video troverete il link dei miei canali social, un link per acquistare Euro Truck Simulator 2 scontato. Colgo l'occasione ancora per ringraziare tutti coloro che hanno guardato questo video e ovviamente questo video è disponibile anche su YouTube la domenica nel mio canale Dub Logistica. Ringrazio di nuovo tutti coloro che si sono iscritti al canale, ringrazio tutti coloro che lasciano un messaggio quando sono online e quando sono offline e ringrazio in particolar modo coloro che decidono, meglio, hanno dato la propria fiducia a questo canale minuscolo che cresce. Grazie a loro per i bit, per i cheers e per le sub. Grazie mille a tutti. Our rendezvous of the Wednesday for this week with Euro Truck Simulator 2 is ended. Our rendezvous is for next Wednesday. In the description of this video you will find a few links. You will find a couple of links
of my social media channels and a link where you can buy Air Truck Simulator 2 discounted. You will watch this video on YouTube on Sunday. Notre rendez-vous du vendredi avec Air Truck Simulator 2 est terminé pour aujourd'hui. Notre rendez-vous c'est pour vendredi prochain. Dans la description des vidéos, vous allez trouver des liens pour mes canaux sociaux, médias, et puis un lien pour acheter Air Truck Simulator 2 à prix réduit. Je veux remercier tous ceux qui s'inscrivent au canal, tous ceux qui laissent un message, mais surtout ceux qui soutiennent le canal parmi les bits, les cheers et les subs. Merci beaucoup. Thank you so much, everyone. Merci beaucoup à tous. Grazie mille a tutti. E stato buono a you. Ciao ciao.